Benvenuti, ben trovati, nuovo appuntamento con eh, Tutto Bene TV la nostra puntata numero 154. Eh, come sempre vi ricordo da subito che tutte le precedenti le potete trovare e rivedere sul nostro canale YouTube che ovviamente si chiama appunto Tutto Bene TV. E la ringraziamo per esserci venuta nuovamente a trovare i nostri studi, ve la presento, è la dottoressa Roberta eh, Gunelli, direttore facente funzione dell'unità operativa di urologia dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, la Romagna, nonché presidente dell'Associazione Urologi Italiani. Bentrovata, bentornata. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Oggi abbiamo definito di parlare di cistiti. Vogliamo essere naturalmente molto utili, come sempre, a chi ci sta eh, seguendo da casa, a chi sta rivedendo la puntata eh, sul web e sappiamo che, insomma, questa patologia, se così possiamo definirla, ha una... Eh, diffusione eh, comunque eh, importante, è una malattia considerata dalle pazienti di poca importanza clinica, questo è giusto o è sbagliato? Allora, eh, in realtà parlare di, di cestiti è molto importante in quanto almeno una volta nella vita eh, ciascuna donna ha avuto un'infezione delle vie urinarie. Sembra un problema banale, non lo è, perché eh, l'infezione del basso apparato urinario si accompagna spesso con l'uso incongruo e indiscriminato di antibiotici con l'autoprescrizione di eh, terapie farmacologiche e quindi apre il capitolo eh, molto importante di quella che è l'antibiotico resistenza, cioè la, la resistenza dei batteri ai comuni antibiotici che noi andiamo a impiegare. La sintomatologia clinica può essere una sintomatologia caratterizzata da disturbi menzionali, caratterizzati prevalentemente dalla frequenza, dall'urgenza, dal bruciore. In taluni casi, quando questi episodi tendono a essere particolarmente recidivanti o ricorrenti, impattano in modo importante su quella che è la qualità della vita. Come viene fatta la diagnosi? Questi sono alcuni degli elementi, c'è anche una necessità di esami in laboratorio. Allora, in una incestite non complicata, come episodio singolo, eh, l'esame di laboratorio che è l'urinocultura può essere evitato, in quanto nell'80-90% dei casi il germe che determina l'infezione è l'escherichia coli. L'escherichia coli è normalmente presente a livello intestinale, e questo germe può risalire per contiguità o per via ascendente nelle, a livello della vescica e determinare, quindi, una colonizzazione un'infezione. È importante invece fare degli esami più approfonditi, più specifici, soprattutto se queste infezioni tendono ad essere ricorrenti, se ci sono più di tre episodi all'anno, più di due episodi in, entro i sei mesi e quando prevalentemente la sintomatologia è resistente a quello che è l'uso della terapia antibiotica che noi andiamo a impiegare. Allora è necessario approfondire con altre indagini, l'ecografia, la cistoscopia per escludere eventualmente altre patologie concomitanti. Possono esistere anche situazioni in cui non c'è un passaggio diciamo, di benessere. Tra un momento della malattia, della patologia ed, ed un altro, quindi situazioni anche di recidive piuttosto importanti? Assolutamente sì. Esistono anche delle condizioni cliniche che vanno sotto il nome di cistiti interstiziali, sono forme di cistiti croniche nel quale l'eziologia batterica non è più riconoscibile, ma che hanno una. Eh, impatto su quella che è la qualità della vita decisamente importante sono pazienti che si svegliano 7, 8, eh, 9 volte per notte e, e riducono quella che è la loro attività sessuale e quindi ridu porta questo, tutto questo può portare a perdite di giornate di lavoro quindi a, ad avere una, un impatto veramente particolarmente importante questa è la diagnosi di queste forme di cistiti che ri ripeto non ha un'eziologia di tipo batterico quindi non è la classica infezione del basso apparato urinario viene fatta è una diagnosi che viene fatta per esclusione. Molte volte si arriva anche a fare questa diagnosi a distanza di 7-8 anni dall'inizio dell'insorgenza dei sintomi. Quindi è veramente importante. Come si può fare per evitare queste recidive? Beh, sicuramente lo stile di vita, anche in questo caso, è estremamente importante. Bisogna bere molto. Mantenere quella che è la diurosi sopra i 2 litri al giorno, quindi almeno 2 litri di acqua al giorno bisogna berli, bisogna avere una dieta adeguata, bisogna eh, mantenere l'alvo regolare, un'adeguata igiene. Sappiamo che la, le cestiti di origine batterica sono prevalentemente eh, sostenute dal rapporto sessuale o hanno una correlazione con quello che è il rapporto sessuale, proprio per la brevità dell'uretra dell femminile rispetto a quella che è l'uretra maschile. E quindi è fondamentale fare anche, avere una un'accurata igiene personale. Nel frattempo la nostra regia ci ha fatto vedere un'immagine che poi ci lega al passaggio successivo sì. perché ovviamente negli anni poi la medicina eh, avanza e scopre cose estremamente interessanti, anche curiose da un certo punto di vista, ma del microbiota ne abbiamo parlato in altre occasioni, ma non manca mai quella giusta per tornarci e approfondirla anche in questo caso, in questo caso specifico. Quindi che cos'è? Allora, è importantissimo conoscere e sapere che cos'è il microbiota intestinale. Il microbiota intestinale è un insieme di microrganismi, batteri, virus, emiceti che sono presenti a livello intestinale, che colonizzano l'intestino. Il rapporto di questi rispetto alle cellule umane è di 1 a 100, pertanto esiste un numero grandissimo di questi microrganismi a livello intestinale che svolgono un ruolo estremamente importante. Infatti questi batteri buoni, chiamiamoli, questi germi buoni, rappresentano una barriera per i batteri patogeni, hanno un effetto immunomodulante e immunostimolante, servono all'assorbimento di determinati elementi, hanno un'azione su quello che è il metabolismo. La situazione di eobiosi intestinale quindi è importante ed è importante anche per prevenire quelle che sono le infezioni a livello delle vie urinarie. L'uso indiscriminato degli antibiotici può infatti alterare. Quello che è il microbiota intestinale, patrimonio che noi ci portiamo dietro dal momento della nascita. Infatti, la modalità del parto, l'allattamento condiziona il tipo di eh, microbiota intestinale che noi abbiamo eh, appunto a livello dell'intestino. La dieta è un fattore estremamente importante. L'utilizzo di cibi eh, integrali di frutta, di verdura, la limitazione nel consumo di quelle che sono le carni rosse mh, determina un'alterazione. Eh, favorevole della microbiota. Eh, C'è un, un microbiologo americano, eh, Justin Sonnenburg, che ha evidenziato come una dieta povera di fibre interferisca con l'azione la, dei batteri, questi batteri che non, non metabolizzano le fibre aderiscono a quello che è la, le cellule dell'epitelio intestinale, alterando quello che è il film di protezione di muco, e determinano quindi una mh, maggiore tendenza a quella che sono i processi infiammatori. L'alterazione del microbiota intestinale ci sono tante ricerche in merito, hanno evidenziato come questo può correlare con molte malattie, con molte patologie, patologie infiammatorie intestinali, cron, colitulcerosa, tumori del colon, ma anche con malattie come la sindrome metabolica, e di nuovo torniamo sul processo dell'infiammazione cronica, sul carcinoma della prostata, sul carcinoma della vescica, addirittura sulla calcolosi, pertanto... Eh, la, la, la maggiore conoscenza e approfondimento del microbiota intestinale rappresenterà un futuro probabilmente aperto. Eh, un altro aspetto che dobbiamo sottolineare è questo, che fino a poco tempo fa noi pensavamo che la vescica fosse un ambiente esclusivamente sterile. In realtà esistono dei germi cosiddetti buoni anche a livello vescicale, che rappresentano quello che è il microbiota vescicale, che noi in qualche modo dobbiamo proteggere e eh, conservare proprio per la, la situazione di benessere. Proteggere, conservare e mantenere anche un equilibrio quindi tra questi organismi che sono in numero, si diceva, evidentemente molto alto, ben superiore ai miliardi, potremmo dire così, per essere eh, un po'... Eh, non eccessivamente precisi ma comunque per darvi l'idea del fatto che sono veramente grande parte di noi. Eh, come possiamo mantenere questo equilibrio? Come possiamo fare per curare al meglio il nostro microbiota? Eh, lo possiamo fare attraverso l'uso dei prebiotici che favoriscono appunto lo sviluppo di quella che è la flora batterica eh, eh, buona, diciamo. De, All'uso dei probiotici, invece, che sono proprio mh, microrganismi attivi, tipo lattobacilli, bifidi, che noi possiamo somministrare al paziente, oppure in taluni casi possiamo somministrare dei coli del ceppo Nissel. Questo è abbastanza curioso. Eh, Nissel fu un, un microbiologo che alla fine della prima guerra mondiale. Delle, delle, fece delle ricerche su una eh, truppa di soldati che eh, morirono mh, tutti per un'infezione eh, di tipo intestinale sostenuta da salmonella, shigella, eccetera. Uno solo di questi si salvò facendo degli studi specifici, si rese conto che questo soldato aveva un ceppo particolare di coli, buono, tra virgolette, che l'aveva preservato e aveva determinato la resistenza a quella che è l'infezione da salmonella, tanto che questo ceppo prende il suo nome e si chiama proprio Escherichia Coli Nissel. Molto interessante. Modalità insomma, di eh, crescita della medicina, a volte da situazioni anche come queste, comunque lo studio di una persona evidentemente molto attenta, illuminata, forse anche un po' fortunata nell'individuare certo. proprio quel, quello spazio. E si è parlato anche di antibiotici proprio in questi nostri primissimi minuti, e di antibiotico resistenza, quindi come eh, influisce, come si connette in un qualche modo al, al microbiota. Sappiamo che questo dell'antibiotico resistenza è un problema sempre più significativo anche sul nostro territorio nazionale. Allora, il problema dell'antibiotico resistenza è un problema emergente, è veramente un'emergenza sanitaria. Tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2014 ha fatto un'allerta relativa a questa eh, situazione. Eh, il nostro Ministero della Salute ha fatto un. Eh, Emanato, un piano nazionale di contrasto sull'antibiotico-resistenza che presenta un decalogo con una serie di comportamenti che noi dobbiamo andare a tenere e soprattutto dobbiamo eh, svolgere quella che è un'attività di educazione, di formazione sia degli operatori sanitari ma anche della popolazione. Eh, sulla adeguato e uso corretto degli antibiotici, solo sulla scorta di esami culturali, non sulla anti, eh, autoprescrizione e, soprattutto, su un uso corretto e una sorveglianza dell'uso di antibiotici non solo in campo umano ma anche in campo veterinario. In campo veterinario, gli antibiotici sono stati utilizzati per molto tempo per favorire. Alla, a scopo ausologico, la crescita del, degli animali che poi venivano macellati, certo. e pertanto questo <coughs> ha creato delle problematiche proprio di antibiotico resistenza importanti. Noi avevamo considerato con la scoperta di Fleming della penicillina. Parliamo non di tanti anni fa, del 1928, di aver risolto i nostri problemi. In realtà non è così, perché gli antibiotici li abbiamo utilizzati in modo indiscriminato, incongro. Questo ha creato delle resistenze sul territorio nazionale, resistenze che noi dobbiamo conoscere. E qui si vede in questa tabella come l'Italia rappresenta un po' il fanalino di coda. Eh, rispetto a quella che è l'Europa, in quanto vi è una resistenza prevalentemente per certi tipi di antibiotici come l'aminocillina, i florchinolonici soprattutto che noi abbiamo usato in modo indiscriminato. L'antibiotico è un po' un uh, grande martello utilizzato per uccidere una formica, quindi probabilmente va come dire... Uh, usato con grande parsimonia e con una prescrizione medica che sia assolutamente eh, adeguata. Quali sono i casi, così magari che ci sta seguendo in questo momento, si fa un'idea anche più precisa del proprio agire, i casi in cui l'antibiotico in un qualche modo per autoprescrizione eh, si utilizza per risolvere casi in cui non ce ne sarebbe assolutamente bisogno? Beh, intanto gli episodi influenzali <ride> che sono sostenuti da virus, assolutamente non bisogna usare l'antibiotico. E eh, un ritornando al fatto specifico di tipo urologico, spesso ci capita, eh, mi capita di vedere in ambulatorio pazienti che arrivano con urinoculture eh, fatte e con la presenza di eh, batteri all'interno in, eh, in assenza di una qualsiasi tipo di sintomatologia clinica. Ecco, in questi casi, quella che noi definiamo batteriuria sintomatica, cioè presenza di batteri nelle urine, però così eh, poco virulenti che non danno sintomatologia, Sintomatologia clinica non deve essere trattata perché, altrimenti, ehm, è come il cane che si morde la coda, rincorriamo sempre un problema e continuiamo sempre a somministrare dei farmaci che implementeranno quello che è il rischio dell'antibiotico resistenza. Antibiotici e microbiota, come sono legati? L Antibiotici e microbiota: l'antibiotico altera quello che è il microbiota. Io credo che il futuro di questa condizione sarà quella di conoscere meglio come agire sul microbiota al fine di evitare di arrivare all'assunzione dell'antibiotico, dell cioè aumentando quelle che sono le nostre difese naturali. Il microbiota e in particolare tutto quello che è il patrimonio genetico di quell'insieme di microrganismi che sono presenti a livello intestinale che è il microbioma dovrà avere la capacità di adattarsi al cambiamento, allo stress, allo stile di vita, queste cose qui e quindi aumenterà quelle che sono le nostre difese immunitarie. Abbiamo detto in precedenza che il ruolo principale del microbiota è l'attività immunomodulante, quindi la capacità di rispondere come organismo agli agenti esterni che possono esercitare uno stress. Le faccio una domanda, dottoressa, anche sulla qualità di quello che può essere un prebiotico o un probiotico. Eh, perché ovviamente nel momento in cui se ne inizia a parlare, in cui si inizia ad utilizzare, eh, tanti poi arrivano immediatamente sul mercato, eh, addirittura la notizia di queste ultime settimane se ne trovano anche al supermercato, <ride> quindi senza nulla togliere ovviamente alle scelte della grande distribuzione o di chi le acquista in grande distribuzione, però sappiamo che devono avere comunque delle caratteristiche base affinché siano... Eh, più efficaci o comunque veramente funzionali, per cui ciò che si spende poi va ad avere una sua riuscita. C'è qualche caratteristica principale che possiamo ricordare, magari, a chi va a fare. Questa, questa scelta? Beh, per quanto riguarda intanto le cestiti ricorrenti, i eh, farmaci che noi possiamo eh, come prebiotici utilizzare, in particolare per evitare quelle che sono le ricadute, sono prevalentemente rappresentate dal cranberry che sono estratti di mirtillo che hanno la funzione di evitare quella che è l'aderenza dei batteri alle cellule dell'urotelio e quindi a determinare quella che è la ricorrenza e la ricaduta delle infezioni oppure il fatto a 2 grammi al giorno, quindi per lungo periodo, può, aumentare, un, può rappresentare un fattore che determina un aumento di quelle che sono le resistenze e quindi determinare delle sostanze che facilitano, che a, hanno una funzione appunto prebiotica. Eh, per quanto riguarda invece i probiotici, quelli eh, fatti dalla industria farmaceutica e eh, testati in un determinato modo, sono sicuramente quelli che sono da preferirsi ecco. quindi rivolgersi a quello che è il medico curante o al medico specialista è fondamentale in questo caso il loro utilizzo è in grande crescita comunque sì, sì assolutamente sì eh, serve un'analisi del microbiota per capire quale sia la situazione eh, diciamo così di ciascuno di noi quindi qual è lo stato st ci sono tanti studi in merito però ancora la ricerca deve fare grandi passi in avanti eh, per esempio sull'uso dello studio sul microbiota vescicale e, e il, la, la correlazione con alcune patologie tumorali come il tumore della vescica o come il tumore della prostata, cioè certi ceppi di batteri presenti a livello della vescica eh, possono correlare con la maggiore insorgenza di tumori quale vescica o prostata. Però gli studi sono ancora agli esordi e abbiamo ancora un mondo da scoprire. Uno dei nostri diciamo così, punti di forza della trasmissione in un qualche modo, oltre naturalmente a tutti gli ospiti che eh, sempre sono gradita presenza all'interno dei nostri studi e che la animano, la, eh, la rendono quel, quel che è, è proprio lo stile di vita. Quindi magari in genere diamo sempre anche qualche consiglio in più, chiediamo di dare qualche consiglio in più a chi ci sta seguendo. Siamo partiti parlando di eh, Cistiti e quindi come possiamo... In un qualche modo controbatterlo o anche evitarle con uno stile di vita eh, di maggior qualità, quali possono essere gli elementi base da, da seguire? Diciamo una ricetta delle buone cose, delle buone norme quotidiane. È un po' come abbiamo detto anche in, in precedenza, prevalentemente quello di mantenere l'intestino il più regolato possibile di eh, bere molto. Ecco, una cosa che, eh, appare, che, che si verifica spesso nell'ambulatorio è quello di vedere donne che hanno delle cestiti ricorrenti che smettono letteralmente di assumere liquidi durante la giornata perché questo comporta ovviamente una maggiore tendenza ad andare in bagno e quindi a limitare quella che è l'attività quotidiana di tutti i giorni. Questo paradossalmente è un errore perché eh, la, la, la quantità di liquidi introdotti con la, la dieta fa sì che vi sia, se c'è una carica batterica patogena presente a livello delle vie urinarie, fa sì che vi sia una diluizione della carica batterica stessa e quindi di ridurre quello che è il rischio di una sovrainfezione. Non dobbiamo dimenticare poi ancora che... Eh, sottovalutare determinati sintomi clinici può portare alla eh, eh, a, 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 a evoluzione verso quelle che sono infezioni urinarie complicate con magari la comparsa anche di infezioni delle alte vie urinarie quindi di pielonefriti, con la febbre, col dolore lombare talvolta anche in casi che portano a quello che è l'ascesso renale Quello che eh, vediamo adesso eh, comunemente sempre facendo, ritornando alla, alla, al concetto precedente dell'antibiotico resistenza, è che eh, sempre più vediamo arrivare in pronto soccorso pazienti con infezioni urinarie complicate, tanto gravi, che compromettono quello che è la condizione, lo stato generale, quindi in sepsi. Spesso eh, ci capita di vedere nella nostra pratica quotidiana calcolini piccoli di 2-3 mm che si incuneano a livello del meato ureterale o a livello dell'ureteria nel tratto ilia con il tratto più ristretto, più stenotico, questi determinano una dilatazione a monte, una infezione così grave da compromettere lo stato generale, da dover necessitare di un intervento chirurgico di derivazione e spesso portano anche al ricovero in eh, terapia intensiva, proprio per le gravi condizioni generali. Quindi il, gli argomenti detti in precedenza sono sicuramente di eh, fondamentale importanza, perché l'uso corretto eh, dello stile di vita, del mantenere l'alvo regolare, dell'apporto di liquidi e l'uso corretto degli antibiotici facendo riferimento in particolare anche a ciò che avviene nel nostro territorio, cioè la resistenza antibiotica a degli, a dei germi e degli antibiotici che io ho, per esempio, nel territorio dell'AS della Romagna, non può essere quella che abbiamo in Trentino. Okay. E quindi questo può comportare degli atteggiamenti diversi da parte degli operatori sanitari, che devono conoscere queste informazioni. Bene. No, e questo non solo. Questo ha anche delle ricadute per quanto riguarda la terapia antibiotica che noi facciamo prima di determinate attività chirurgiche. Per esempio se noi andiamo a fare una biopsia prostatica in un paziente che ha già fatto una precedente biopsia prostatica, la possibilità che questo determini un'infezione grave è più elevata. Quindi determinati accorgimenti, quale un tampone rettale fatto in precedenza e l'uso di un antibiotico mirato ha la funzione di evitare queste situazioni. Perfetto, quindi anche questo è prevenzione, esatto. attenzione e prevenzione. Bene, siamo giunti al termine anche di questa nostra puntata numero 154. Ringrazio ancora la dottoressa Roberta Gunelli, direttore facente funzione dell'unità operativa urologia, ospedale Morgagni Pierantoni Forliausola Romagna, nonché presidente dell'associazione Urologi Italiani. Grazie molte per essere stata con noi anche in questa puntata. Grazie a voi per averci seguito, come sempre vi ricordo in chiusura anche la nostra email che è tuttobene.tv chiocciola gmail.com. Grazie, alla prossima!